Ciao a tutti e bentrovati a 101 secondi Viola su fiorentina1.com. Fanno rumore, fanno molto rumore le dichiarazioni di Diego Della Valle. Primo perché non parlava da un bel po' di tempo. Secondo perché questa uscita, questa esternazione sembra comunque, non dico studiata a tavolino, però arrivare in un momento preciso dove la contestazione c'è, dove è anche abbastanza importante, dove Andrea Della Valle ha già detto delle cose e ha lanciato, dei dubbi, delle perplessità sul progetto Viola. Ecco, le parole che seguono di Diego Della Valle danno un po' il senso di quanto in questo momento la famiglia Viola stia pensando ad un eventuale passaggio di mano, ad un'eventuale cessione della società. Non ce ne vorranno, ma è una decisione che spetta a loro, non è una domanda che possono fare ai fiorentini. Il calcio è fatto così, il calcio è fatto di applausi, il calcio è fatto di momenti belli. Il calcio è fatto anche di contestazioni, di un amore che forse non è mai sbocciato, ma questo i Della Valle, insomma, lo sanno oggi come lo sapevano 4-5 anni fa, quando hanno preso una società di calcio. Si dovevano informare che il mondo del pallone, nel bene e nel male, è questo ed è fatto così. Se non lo sapevano, hanno tutte le possibilità per liberarsi della Fiorentina, chiaramente vendendola, cedendola, non credo restituendola al sindaco di Firenze, come abbiamo letto da qualche parte. Questo è un po' un'idea bizzarra. Diciamo che i Della Valle, quando acquistano qualcosa nella loro vita, spesso e volentieri la rivendono ad un prezzo maggiore, e così potrebbero fare anche con la Fiorentina se ci saranno investitori, perché questo è il grande punto interrogativo. A domani con i 101 secondi Viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.